della serie Che cosa bolle in pentola nella cucina di Edoardo Cocciardo. Ecco, Edoardo, allora cortometraggi dopo La Mezzanotte Blu, grande successo, fino a Cannes, so che stai già preparando il prossimo. Sì, siamo in post-produzione con questo nuovo cortometraggio che si chiama L'amore ai tempi della collera, e quindi gioca un pochino con Gabriel García Márquez ed è dedicato, diciamo, come il titolo fa intuire, all'amore violento. Non dirò tantissimo perché comunque sia ci tengo a tenere un po' di sorpresa, però sarà pronto per gennaio-febbraio e saremo un po', speriamo, un po' in tutti i festival internazionali. È un prodotto fatto in collaborazione con Ugualusso Produzioni, quindi con Salvio Di Massa, che figura anche fra gli attori, e oltre a me, fra gli interpreti, poi c'è un debutto, che è quello di Brigida Di Costanzo, una ragazza ischitana molto brava, che è stata, insomma, la mia allieva per qualche anno, e ha debuttato in questa occasione, ed è veramente, si è rivelata molto molto brava in un ruolo, fra l'altro, complesso e drammatico, profondo. E poi c'è anche che Ciro di Luzio, un attore napoletano, anche lui ha un ruolo, insomma. Quindi siamo quattro attori. Ricordo poi la collaborazione con Antonio Mattera, che è il direttore della fotografia, con Giovan Battista Di Meglio, che è il nostro fonico e tecnico del suono, e le musiche di Gianvito Di Maio, quindi è un prodotto, diciamo, tutto ischitano, possiamo dire, fatto a budget assolutamente zero, insomma. Quindi la scommessa è proprio questa. L'anno scorso, con un budget semi-zero, se si può utilizzare questa affermazione, siamo andati con La Mezzanotte Blu, abbiamo avuto la fortuna di arrivare a Cannes, è stata una sorpresa per tutti quanti, e sulla scia di quello, diciamo, è nato questo progetto nuovo, dedicato appunto a uno dei temi più forti della attualità. Riflettere sull'amore, che significa, diciamo, anche proprio sulle difficoltà di amare davvero oggi, e sull'incomunicabilità, che diventa sempre più forte fra uomo e donna. In questo caso c'è anche un taglio generazionale, perché l'amore in realtà coinvolge due persone che hanno una differenza d'età di una quindicina d'anni, e credo che anche questo sia contemporaneo, e non dico altro, però, diciamo, il tentativo è raccontarlo in modo poetico e cercare di, così, di entrare in quella scia non così prolifica, ma comunque esistente negli ultimi anni, di un cinema italiano riflessivo, cioè che riesce comunque a riflettere realmente sulla realtà e non a fotografarla in modo passivo.